Cari telespettatori, ben trovati, siete collegati con lo stadio comunale Scanzo Rosciate, dove sta per disputare la sfida tra Scanzo e Albino Gandino. È la settima giornata di ritorno del girone B di Eccellenza. I padroni di casa stanno attraversando un momento poco brillante, 3 sconfitte consecutive, l'ultima 2-1 in trasferta contro la Brianza Oginatese. Oggi la necessità di cambiare passo, di ritrovare prestazioni e risultati per rimanere lontani dalla bagarre, per evitare i play-out dalla parte opposta all'Albino Gandino, che sta attraversando la zona più complicata della sua storia nel 2023. 2 pari e 4 sconfitte, l'ultima 3-1 in casa contro la Lemine Almenno. Oggi cercherà il colpaccio, cercherà di rispondere per tenere vive ancora le speranze di rincorrere la salvezza. Passo subito a leggervi le formazioni. Scanzo in campo con 1 Pelati, 2 Randazzo, 3 Zamboni, 4 Gesta, 5 Paleni, 6 Norris, 7 Valois, 8 Binetti, 9 Ranotu, 10 Romanini, 11 Gueye. Mister è il signor Nicola Valenti, risponde dalla parte opposta l'Albino Gandino con 1 Buogazzi, 2 Carrara, 3 Brembilla, 4 Savoldelli, 5 Confalonieri, 6 Parma, 7 Zenucchi, 8 Ghilardi, 9 Capelli, 10 Ungaro, 11 Maggioni. Il mister è Roberto Radici, arbitro del match e il signore Davide Zamagna della sezione di Saronno. Squadre schierate con l'Albino Gandino in maglia bianconera, che attaccherà da sinistra a destra ai vostri schermi, e con lo Scanzo in divisa giallo-rossa, che attaccherà invece dalla parte opposta. Si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Partiti con il primo possesso Albino Gandino. Approfitto di queste prime battute per leggervi anche la classifica, che vede al comando la Trizium con 60 punti, Mappello 52, 45 Leon, 40 Oginatese, a 34 ci sono Alta Brianza, Forza Costanza e Club Milanese, a 33 per la Lemine, 32 Juvenes, 31 Cisanese, 30 lo Scanzo, a 29 San Pellegrino, 25 Zingogna, 24 Trevigliese, 23 Luciano Manara, 20 Vertovese, 17 Valcalepio. Chiude con 11 punti l'Albino Gandino, che adesso andrà a rimettere il pallone dalla corsia di sinistra con le mani Brembilla, come detto in fase di presentazione. Scanzo, che non sta attraversando un momento particolarmente brillante, ha vinto, attenzione qui l'Albino Gandino che prova a sinistra ma viene contenuto. Scanzo che ha vinto all'esordio nel 2023, poi 2 pareggi consecutivi, uno dei quali nel derby 0-0 contro la Vertovese, poi però sono arrivati 3 stop di fila, l'ultimo 2-1 in trasferta contro la quotata Brianza Oginatese, e di conseguenza oggi il team di Nicola Valenti ha necessità di rispondere sul campo con una prestazione importante, con un risultato importante, per riuscire a mantenere il margine, l'avete sentito dalla lettura della classifica, al momento di 5 punti sulla zona play-out. Scanzo che ovviamente come obiettivo minimo il mantenimento della categoria, secondo anno in eccellenza per il team giallo-rosso, che adesso sventaglia palla dentro l'area, non riesce però a coordinarsi per incornare verso la porta Romanini, e quindi si ripartirà con il rinvio dal fondo per l'Albino Gandino. Con Falonieri, palla profonda che però non arriva, altra palla che va a respingere con Falonieri, c'è di duelli, alla fine mette ordine Ongaro. Capelli, buono spunto sulla tre quarti, Capelli pensa anche al tiro, poi invece apre bene dal capitan Savoldelli, prova lo scambio contenuto, però alla fine lo Scanzo libera il pericolo appoggiandosi su Romanini. Rimessa per i giallorossi di casa, prova ancora sulla corsia Mancina la formazione di casa, alla fine va a gestire Parma senza difficoltà. Ongaro, Savoldelli contenuto, poi alla fine è Binetti a gestire il pallone al meglio per i suoi.
e spingono adesso dalla corsia opposta. Gesta prova l'apertura, prima attenzione a cercare e trovare Zamboni. Scambio, poi ancora Zamboni a mettere palla dentro. Ha mandato Gueye sul fondo, adesso a gestire ancora una volta Binetti. Randazzo direttamente verso la porta, Bogazzi blocca, sette difficoltà. Giro palla difensivo dell'Albino Gandino, abbiamo detto delle difficoltà dello Scanzo, ovviamente difficoltà maggiori per l'Albino Gandino. È una stagione davvero complicata, la più difficile della sua storia, iniziata 9 anni fa con il primo anno che ha visto i seriani salire dalla promozione all'eccellenza, poi sempre in questa categoria con alcuni anni anche a lottare per i playoff. Stagione invece questa davvero complicatissima. Attenzione, arriva il primo giallo molto severo qua, il direttore di gara, il signor Davide Zamagna di Saronno, sta subito il giallo nei confronti di Confalonieri. Nemmeno 5 di gioco e quindi subito giallo per Confalonieri, diciamo, a Bino Grandino, che ha avuto grosse difficoltà fin dalle prime partite. Ha provato a rispondere nel finale del giorno d'andata, due segnali importanti, pareggio con San Pellegrino, poi due vittorie di fila, tra le quali anche il derby con la Vertovese. Non è però riuscita a dar seguito a quel trend la formazione di mister Roberto Radici nel ritorno. 2 pari e 4 sconfitte nelle prime 6 partite senza vittorie, sconfitte che le ultime 3 sono state consecutive. 3-1 domenica in casa contro la Limina Almenno, che anche lei non era in grandi condizioni assolutamente. 5 sconfitte, le prime 5 sfide del 2023 per il team di mister Brembilla. Ha vinto però Albino sotto 1-0, ha ribaltata vincendo 3-1. È chiaro che Albino Grandino oggi ha necessità non tanto di una prestazione, ma quanto di raccogliere un risultato positivo per tenere aperte ancora le speranze di rincorrere la salvezza. Chiaro che adesso avrebbe davvero del miracoloso, l'avete sentita la classifica, Albino Gandino che ha 6 punti dal penultimo posto, a 9 punti dalla terzultima Vertovese, che significherebbe quantomeno la possibilità di giocarsi play-out, ma è chiaro che le distanze sono davvero davvero notevoli per i seriani. 2 retrocedono direttamente, le 4 sopra fanno il playout, a patto che però non ci sia la forbice, ovvero contro la squadra che vai ad affrontare nel playout non devi avere più di 6 punti di margine, altrimenti la squadra sopra si salva e quell'altra retrocede. Fino a 6 punti ci sono i playout, quindi ovviamente la Bino Grandino non solo dovrebbe riuscire ad agganciare il terzultimo posto, ad evitare quindi gli ultimi 2 posti per evitare la retrocede diretta, dovrebbe anche ridurre il gap dalla sest'ultima, che in questo momento è ampissimo, addirittura 14 punti dallo Zingonia Verdellino. Evidente che si tratta di un percorso complicatissimo, ma Albino lo sanno ormai dalle prime giornate di campionato, stanno provando a lottare, a non arrendersi. Gli uomini di Roberto Radici, che adesso palleggiano sulla corsia di destra, non passi poi di Savoldelli, poi altra palla sopra, altro duello aereo vinto da Zestra, e poi mette giù Norris, centrale difensivo ex Sondrio ed ex della sfida, perché ha avuto un passato all'Albino Gandino. Certamente sarà difensivo di grande solidità, ma attenzione perché arriva il secondo giallo della sfida, estratto dal direttore di gara, stavolta però nei confronti di un giocatore in maglia giallo-rossa. Quindi un ammonito per parte in questo avvio di match, mentre ancora a terra Confalonieri. Diciamo appunto di Norris,
uno dei punti di forza del centrale difensivo dello Scanzo. Mentre adesso si ripartirà con il calcio di punizione fuori dalla Bino Gandino. Con Falonieri sul pallone, proprio l'uomo che ha subito il fallo e il primo ammonito della sfida. Ongaro. Parma, sventagliata immediata, non arriva, allora riparte lo Scanzo con la giocata centrale da parte di Romanini, che poi va a lottare. Il primo intervento nei suoi confronti è regolare, il secondo invece, secondo il direttore di gara, falloso. Stavolta decisione corretta anche a nostro avviso. Dopo i due gialli, forse stati in maniera troppo severa, ma arbitro che vuole tenere in pugno il match fin dalle prime battute, quando il cronometro 19-18 di questo primo tempo, perché l'altra parte, partita importante, mette in palio punti pesanti. Se per l'Albino Gandino ogni sfida è fondamentale per provare a riaprire la rincorsa alla salvezza, per lo Scanzo il match è odierno, è stato importante dopo le ultime tre sconfitte di fila che hanno fatto perdere un po' di fiducia e certamente un po' di ritmo a livello di crescita in classifica, con comunque un margine di 5 punti ancora rassicurante sulla zona play out. Adesso giro palla Albino Gandino, Parma, Carrara, Maggioni anticipato, assenza pesante quella di Maggioni nella prima fase di stagione, si è fatto male anche in avvio di ritorno, dopo nemmeno un quarto d'ora della prima sfida di ritorno a Mapello è rientrato e adesso certamente si aspetta molto dalle sue giocate mister Roberto Radici, del centroavanti, giocatore importante per l'Albino Gandino, autore di una gran stagione la scorsa, quest'anno appunto come detto fu un'estate di infortuni, si augurano che abbia pagato a pieno il conto con la sfortuna Maggioni e possa adesso essere presente fino alla fine dell'anno. L'Albino Gandino che riparte sulla corsia di destra, contenuto il classe 98 Capelli, l'out è per l'Albino Gandino. Ongaro attaccato da Romanini, la protegge bene Capelli, contenuto, tutto regolare con Falonieri, pensa alla smettagliata immediata per Maggioni, buona nelle intenzioni, palla però troppo lunga, blocca facilmente Pelati in uscita che adesso fa ripartire i suoi sulla corsia di destra. Tempo oggi davvero gelido come in tutta la Val Seriana, temperature che sono collate di 10 gradi rispetto agli ultimi giorni, tira un vento frizzante qui allo stadio dello Scanzo, anche se il campo è in buone condizioni, è caduta un po' di pioggia nelle ultime ore ma niente di rilevante, nonostante il, mettete attenzione perché arriva il terzo giallo della sfida, o forse no, semplicemente stavolta il direttore di gara sceglie il richiamo verbale, sarà comunque punizione per l'Albino Gandino, diciamo, nonostante il tempo assolutamente molto molto freddo e umido, buona presenza di pubblico in tribuna, tribune piccole quelle di Scanzo, ma comunque con un buon colpo d'occhio, con una buona presenza di pubblico come sempre. Ci auguriamo siete molti anche davanti alla TV a seguire questa sfida. Adesso parte il sinistro di Confalonieri, palla che però termina abbondantemente larga, nessun problema per Pelati che la osserva terminare oltre di fondo. Pelati, ex portiere di Forza Costanza e Trevigliese, arrivato
il mercato invernale dello scorso anno allo Scanzo, seconda stagione quindi con la maglia giallorossa, potete che per l'eccellenza rappresenta una garanzia, tanta esperienza per lui, anche se ancora relativamente giovane, classe 94, non ancora trentenne pelati, ma già tanti anni per lui alle spalle tra promozione ed eccellenza. Adesso rimessa laterale da destra per i giallorossi di casa. Palla direttamente verso l'area a cercare Aranotu, alla fine libera Albino Gandino con Zenucchi, che però non riesce a perfezionare il disimpegno, riesce ora con questo pallone che fa partire Maggioni, buona nell'intenzione della sua apertura, non arriva però a destinazione perché Savoldelli viene anticipato in maniera pulita da Zamboni. Carrara, Savoldelli, Maggioni, Frasesa bene, Albino Gandino nello stretto, poi alla fine ancora Zamboni in due tentativi a liberare, bravo il terzino sinistro a far impallare la sfera addosso a Ghilardi, a guadagnarsi anche il rinvio dal fondo. ...14.50 sul cronometro, sempre 0-0 tra Scanza e Albino Gandino. Emozioni non ce ne sono ancora state, ma Mesch è iniziato a buoni ritmi e ha già mostrato buone trame da entrambe le parti. Mesch fin qui equilibrato da due squadre, entrambe a caccia di riscatto. Adesso Norris va a sventagliare profondo con Carrara, che è bravo ad anticipare Romanini, avversario sempre ostico, il numero 10, qualità e rapidità per lui, attaccante eclettico certamente, giocatore di livello assoluto come lo è Aranotu, tornato dopo un'esperienza in Serie D alla Real Calepina, qui allo Scanzo dove ha stato diversi anni da protagonista, certamente diventa importante per il team giallorosso, appunto con Romanini va a comporre una coppia d'attacco di livello assoluto. Non hanno ancora inciso in zona gol in questi primi minuti, ma hanno subito mostrato le proprie capacità. Ongaro, controllo e apertura perfetta da parte di Capelli, che innesca Savoldelli, contenuto Savoldelli, calcio d'angolo per i bianconeri di Albino, che provano ad alzare adesso il livello del forcing. Quattro uomini a saltare dentro l'area, che diventano cinque per Albino Gandino, che poi va ad incornare sul fondo, prima chance da gol della partita, capitata sulla testa di Maggioni, che ha incornato largo di poco. Ringrazio il papà di Actis, tifoso Albino Gandino, che è andato a recuperarmi l'Abiro qui sulle tribune di Scanzo in ferro. Ovviamente sotto c'è spazio, l'Abiro mi è caduta ed è precipitata direttamente sotto le tribune. Grazie ancora ad Actis, che è andato a recuperarmi l'Abiro, mentre nel frattempo l'Albino Gandino ha recuperato il possesso con il numero 1 Bogazzi, ed ha aperto a sinistra per Confalonieri. Adesso Scanzo con Norris, ancora il città difensivo pressato, riesce bene a
da aprire per Randazzo, contenuto anche lui. Allora Ongaro, appoggio laterale sbagliato, una tegola per l'Albino Gandino. Savoldelli non ce la fa, il capitano, diversi infortuni muscolari per lui nelle ultime stagioni, per lui che ha fatto una carriera interamente con la maglia prima della Gandinese e poi dell'Albino Gandino, dopo la fusione appunto tra albinese e gandinese, il capitano di mille battaglie. Questo però ad arrendersi all'infortunio muscolare, Radice dovrà effettuare il primo cambio obbligato della sfida. Insomma, una stagione complicata per l'Albino Gandino, davvero difficoltà continue. Adesso si aggiunge anche l'infortunio di Savoldelli. Cambio effettuato, si ripartirà con la rimessa da qui per lo scanzo con Zamboni, che però sbaglia l'appoggio, quindi il rinvio dal fondo stavolta sarà in favore. Degli ospiti. Rinvio di Bogatti. Quello in mezzo al campo, poi Parma svirgola il rinvio, si partirà con l'out, quindi dalla sinistra per lo scanzo. Binetti, originario il numero 8 dell'Alta Varsaviana di Cerete, cresciuto nel settore giovanile dello scanzo, prodotto giallorosso, tanti anni, prima squadra per lui, giocatore di quantità e qualità. Mentre qui la trama da Albino Gandino viene interrotta ancora da Nois, poi Gheie cerca di tenerla in campo, giocata impossibile però per il classe 96. Allora Albino Gandino con il fallo commesso dai bianconeri, e quindi quello del calcio di punizione in favore dello scanzo. Al posto di Savoldelli è entrato Jacopo Actis, quindi un terzino per un terzino, non cambia nulla dal punto di vista tattico, anche se ovviamente l'abbiamo detto, perdita importante per l'Albino Gandino, quella del capitano. Corner per i giallorossi di casa, gesta sul pallone, sei uomini giallorossi dentro l'area, Albino Gandino tutto chiuso all'eccezione di Maggioni a protezione della propria porta. Destra, palla bassa sul primo palo, alla fine mette fuori bene Capelli appoggiandosi a Maggioni. Fallo plateale e calcio di punizione per l'Albino Gandino, proteste stavolta vibranti da parte dei tifosi ospiti, che se il direttore di gara ha estratto due gialli quasi immediatamente ai primi minuti della sfida, ai primi contatti. Adesso ha corretto il tiro nella sua condotta, sta fischiandosi, ma cartellini non ha più estratti, e qui appunto le proteste dell'Albino Gandino sono legate a questo, si aspettavano appunto un cartellino qui per il fallo subito dai uomini in maglia bianconera. Adesso Zenucchi dentro l'area, Zenucchi sinistro, Pelati a respingere e Zenucchi a mantenere il possesso per i suoi, poi serie di rimpalli, lo scanzo mette fuori, ma seconda chance importante costruita dagli ospiti. L'incornata di Maggioni su corner terminata larga, adesso la percussione centrale di Zenucchi, Sciomancino però senza forza, ha bloccato in distensione la conclusione Pelati.
Albino Galino che sta insistendo in queste fasi del match e adesso beneficerà di un corner. Palla dentro l'area con Pelati che esce in presa sicura confermando quanto di positivo mi ha letto nei suoi riguardi precedentemente, mentre qui è arrivato un contatto fortuito ma molto molto violento tra Romanini e Brembilla, contatto molto forte tra i due, nessuna intenzione di far male, contatto fortuito, i due sono incrociati sulla corsa, ovviamente botta molto molto forte, Romanini pur massandosi la spalla si è rialzato, sembra nulla di grave per lui, più forte invece la botta rimediata da Brembilla che è ancora giù, il terzino sinistro Radice ovviamente guarda con un po' di preoccupazione, teme di dover effettuare la seconda sostituzione obbligata quando il cronometro dice 24 e 35 di questo primo tempo. Fortunatamente Brembilla si rialza, solo la botta per lui, anche se ancora storito dal colpo subito, dovrebbe essere in grado di mantenere il proprio posto sul terreno di gioco il numero 3 dell'Albino Gandino, che sta certamente fin qui disputando un ottimo match, costruito due palle gol importanti, vibrante fino a questo momento in fase di costruzione la formazione di Roberto Radici. Lo scanzo invece sta confermando in questi primi 25 minuti della sfida, non attraversare un buon momento, ha faticato a costruire, ha concesso due palle gol all'ultima della classe in questo avvio di match, la formazione allenata da Nicola Valenti, tantissimi anni per lui sulla panchina dello scanzo, poi se n'era andato di missioni l'anno della retrocessione dalla Serie D all'eccellenza per poi tornare lo scorso campionato dopo l'avvio difficoltoso, il cambio in panca per lo scanzo, via Bertoncelli, tornato Valenti, l'uomo che aveva portato lo scanzo in Serie D, che l'aveva mantenuta per 4 anni. Valenti ha sollevato anche la sua stagione nelle sorti della squadra portandola a una salvezza tranquilla e se escludiamo appunto l'ultimo periodo complicato, sta facendo bene anche nel campionato 2022-2023 il mister giallorosso, ovviamente c'è una bandiera lui per lo scanzolo e anche Roberto Radici che in diverse per l'Albino Gandino che in diverse vesti di fatto tra Gandinese prima e Albino Gandino poi con la fusione tra Albinese e Gandinese è con questi colori dal 1994 allenatore della prima squadra dell'Albino Gandino dalla sua fondazione, rimasto al timone anche in questa tribolata stagione cercando comunque di lottare fino alla fine qui Pelati pressato va a liberare direttamente in rimessa laterale dove va con le mani Brembilla ristabilito dopo la botta rimediata in precedenza nel contrasto con Romanini, adesso qui esce lo scanzo proprio con lo stesso Romanini a duello con Confalonieri, Confalonieri che deve stare attento ovviamente perché è già ammonito. Qui però chiusura pulita per lui e rimessa laterale in favore dei giallorossi di casa, mentre qui il direttore di gara invita la calma Nicola Valenti, aveva forse protestato troppo il mister nelle ultime situazioni, semplice richiamo verbale per lui e out per lo scanzo, altra palla sopra, altro duello aereo, alla fine viene messa su da Capelli, deviazione giallorossa e rimessa laterale per l'Albino Gandino.
28,8 sul cronometro, sempre 0-0 e possesso per i bianconeri ospiti con Falonieri. Parma attaccato da Ranotu. Bogazzi non perde la calma. Bianconeri che completano il giro palla come di cercare la profondità. Gheye protegge bene, poi però si addormenta, finisce per perdere il pallone favorendo la ripartenza del Milograndino. Brembilla, Zenucchi riesce a mantenere sul terreno di gioco. Zenucchi che poi però non passa, libera lo scanso per un attimo, ma il possesso ancora della Bino Grandino che fa la partita con continuità. Scanso chiuso che prova a ripartire. Actis, profondità per il taglio di Capelli che arriva puntuale. Intervento ai suoi danni e rimessa laterale che sarà in favore della Bino Grandino. Con Capelli che rimane a terra, sono la botta per lui, nulla fortunatamente di serio. Out gestito da Ungaro, non trova però la profondità. Allora Romanini che apre prima attenzione, attaccato alle spalle in maniera decisa da Parma, è chiamato anche lui. Cambio evidente nella condotta del direttore di gara che sui primi due interventi aveva stato due gialli, poi si è affidato soprattutto ai chiami verbali. Mesche però fin qui il signor Davide Zamagna di Saronno ha tenuto in pugno. Mesche ovviamente mette in palio punti pesanti, i giocatori ne sono consapevoli, la tensione è palpabile anche se fin qui gesti di nervosismo non se ne sono visti, grande correttezza oltre che grande agonismo sul terreno di gioco. Binetti, Noris, controllo complicato, sboia la matassa servendo Randazzo, ex Vertovese, ex Forza Costanza. Randazzo arrivato in estate allo scanso, difensore dotato anche di buon piede. Brembilla, Zenucchi, pericoloso con un sinistro murato da Pelati. Adesso ha cercato la profondità, non l'ha trovata, il possesso però è sempre Albino Grandino con Falonieri, pressato da Romanini. Gira palla per Parma, tagliata profonda a cercare Actis, palla però irraggiungibile. Pelati in netto vantaggio, la gestisce senza difficoltà. Noris, controllo non perfetto da parte di Valois, se la cava però ancora lo scanso, si partirà ancora dai piedi di Pelati, il numero uno determinante nella risposta alla conclusione di Zenucchi, l'abbiamo detto però non irresistibile, invece l'inconata di Maggioni che l'ha spaventato, terminata larga, quelle le due chance importanti costruite da Bino Grandino, lo scanso fin qui non ha mai calciato verso la porta di Bogazzi. Zestra, il playmaker, tanti campionati per lui vinti in eccellenza, un veterano, seconda stagione allo scanso, rociate per lui. Adesso Romanini prova ad inserirsi centralmente, chiuso però da un nugolo di maglie bianconere e quindi il possesso è ancora a Bino Grandino. Ongaro, Carrara, Bogazzi con Falonieri, altro buon giro palla in uscita da parte dei bianconeri ospiti, poi Noris a chiudere e a mettere palla sopra. Romanini, saggio delle sue qualità qui, sombrero e conclusione da fuori, palla però altissima.
33:09 sul cronometro, sempre 0-0 tra Scanzo e Albino Gandino, ma fin qui la differenza in classifica tra le due squadre non si è vista, anzi l'Albino Gandino fa io di coda, sta facendo con più continuità la partita, sta costruendo, gestendo il possesso in maniera costante il team di Roberto Radice, che ha dovuto rinunciare a Capitan Savoldelli, infortunio muscolare per lui rilevato da Actis. Albino Gandino che ha costruito anche due chance da gol importanti senza rischiare praticamente nulla, lo Scanzo ha retto l'urto fin qui ma non ha certamente brillato, non ha prodotto nulla in fase offensiva nonostante una coppia d'attacco di livello altissimo, quella composta da Aranotu e Romanini. Certamente Albino Gandino sta dimostrando di credere ancora alla salvezza, lo Scanzo sta invece confermando le difficoltà mostrate nelle ultime sfide, nelle ultime tre sconfitte consecutive sommate ai due pareggi precedenti, cinque partite senza vittoria per il team di Nicola Valenti, che non raccoglie successi di fatto dalla prima di ritorno quando vinse sul campo del San Pellegrino. Adesso palla profonda per Romanini, chiuso da Carrara, poi Actis perfeziona il disimpegno, continua a giocare con personalità l'Albino Gandino, continua a faticare a trovare sbocchi lo Scanzo Rosciate. Adesso sventagliata di Confalonieri per l'aggancio dentro l'area tentato da Ghilardi, classe 2004 contenuto, e poi Actis è l'ultimo a toccare il pallone e quindi l'out già effettuato dallo Scanzo con il fallo di Actis, i danni di Binetti, il calcio di punizione per i giallorossi di casa. Apertura per il giro palla dello Scanzo Rosciate. Albino Gandino disegnato oggi da Radici con il 3-5-2 davanti a Bogazzi, terzetto composto da Carrara, Confronieri e Parma, i due esterni. Mette qui attenzione all'intervento di Noris, evitare i maggiori direttamente in corner, esterni che sono a destra Actis, appunto subentrato a Savoldelli, e Brembilla a sinistra, tre in mezzo al campo affiancare Ongaro, ci sono Zenucchi e Ghilardi, e poi davanti con Maggioni, Capelli. Adesso corner per l'Albino Gandino, sei uomini dentro l'area a saltare in maglia bianconera, palla tesa per l'incornata di Ongaro, era troppo avanti col corpo il numero 10, non è riuscito a colpire con efficacia, e poi arriva il tapin da parte di Parma, fuori gioco però sulla respinta di Pelati da parte del numero 6, gol annullato da Albino Gandino, ma altra chance pericolosa costruita dai bianconeri ospiti. Albino Gandino davvero molto molto positivo in questa prima mezz'ora del match, capace di creare pericoli alla retroguardia dello Scanzo. Poco fa ancora una volta bravo Pelati a respingere la conclusione di Confalonieri, e poi la ribattuta di Parma in evidente posizione di offside per il gol inevitabilmente annullato agli ospiti, che però stanno facendo preferire di gran lunga fin qui ai giallorossi di casa. 3-5-2 di Radici, molto molto efficace, fin qui, mentre qui anticipato Aranotu, non riesce a mantenere il possesso lo Scanzo, e quindi l'out in favore dei bianconeri di Albino.
Capelli attaccato alle spalle, tutto regolare, ha chiuso Randazzo che poi va a guadagnarsi anche una buona rimessa il centrale difensivo giallorosso Norris. Poi palla che non passa perché ha chiuso Ongaro e con Fallonieri a cercare immediatamente la profondità dove però non c'è nessuno. E quindi al 38-33 con il risultato sempre fermo sullo 0-0 è lo scanso a provare a ripartire. Carrara legge bene e in sicurezza appoggia per Actis. Brembilla, altra palla sopra che arriva alla destinazione per l'apertura da parte di Zenucchi per Actis, sventagliata dalla parte opposta, non trova però nessun compagno pronto a raccogliere la sua apertura. Capelli lavora bene in fase difensiva e blocca la ripartenza dello scanso, anche se l'out sarà proprio in favore dei giallorossi. Gheye contenuto e quindi out ancora in favore dei giallorossi. Ancora Gheye, poi Aranotu, Romanini chiuso da Parma insieme con Fallonieri, fin qui non sta sbagliando nulla. La retroguardia dell'Albino Gandino completata, l'abbiamo detto, nel terzo difensivo da Carrara. Scanzo che invece risponde dalla parte opposta con il 4-3-3, Randazzo e Norris a fare la coppia centrale, Paleni e Zamboni come terzini, in mezzo al campo ad affiancare Gestra, Valois e Binetti, e poi il terzetto offensivo con Gheye più arretrato a supportare Romanini e Aranotu. Il rinvio di Bogazzi, poi Gheye aprire per la spinta di Valois, contenuto ancora Albino Gandino, abito che dà il vantaggio, c'era fallo in precedenza sui giocatori bianconeri, ma Actis riesce ad aprire d'esterno in profondità per Carrara, contenuto il numero 2, out fuori dall'Albino Gandino. 41-14 sul cronometro, sempre 0-0 tra Scanzo e Albino, con l'out che sarà battuto adesso dalla destra da Actis. Come sempre vi ricordiamo le cronache integrali di Antenna 2 la domenica sera e il lunedì alle 17, tre squadre di eccellenza in primis seguite, Palla Lunghese, Vertovese e Albino Gandino, e poi il Pianico per quanto riguarda il giorno di prima categoria, oltre ovviamente le telecronache integrali. Poi il lunedì sera appuntamento fisso con tempi supplementari dalle 20:10, prima fascia a tutta di con l'attenzione puntata sulla Serie D, e poi dalle 20:40 in avanti tempi supplementari, tutte le categorie dell'eccellenza alla seconda, tantissime immagini, tantissime interviste, commenti in studio, le ultime news, andando a rivedere ovviamente risultati e classifiche con Arnaldo Guadagna alla conduzione, con opinionisti oltre a sottoscritto Luca Piccinelli e Paolo Piccinelli e Luca Carminati. E ospiti a rotazione domani ci sarà il centravanti dello Seseo Bruno Bertoli. Ricordiamo Antenna 2 canale 84, da ormai un anno visibile in tutta la Lombardia, anche in alcune zone dell'Emilia Romagna e del Piemonte, tutto per seguire il nostro calcio. Appunto, in tutta la Lombardia, Aranotu che apre per Romanini, sistema il destro Romanini, poi la palla resta di sinistra di Zamboni, e la prima chance
da gol colossale per lo Scanzo, capita sul sinistro di Zamboni, che però da ottima posizione spara clamorosamente alto. Vai Coffa! Vai Boga! La prima risposta della Scanzo all'occasione della Bino Gandino è arrivata, una chance davvero importante, tiro di Romanini respinto. Il pallone è arrivato giusto sul sinistro di Zamboni, dentro l'area. Il terzino sinistro però ha calciato male, sparando alto da buona posizione, Graziano Labino Gandino che adesso prova a rispondere immediatamente con Maggioni. Rientra Maggioni, attenzione Maggioni dentro l'area, Maggioni fino in fondo, sul traversone e Pelati ancora una volta in presa sicura. Scanzo che quando si difende di fatto va a disporre una retroguardia a 5 per dare ulteriore protezione alla porta di Pelati, con Zamboni a sinistra e Valois a destra che si schiacciano sui tre difensori, Randazzo, Paleni e Noris, e con Gesta che rimane davanti alla difesa affiancato da Gheglie e Binetti, lasciando in avanti soltanto Aranotu e Romanini. Eccolo Aranotu che cerca lo spazio per mettere il pallone sul secondo palo, traversone interessante ma leggermente troppo alto. Alla fine si ripartirà con la rimessa dal fondo dalla parte opposta per la Bino Gandino. Stiamo per entrare nel recupero, un minuto di extra time, pensavo qualcosa di più visto l'infortunio di Savoldelli, visto un paio di contrasti che hanno portato all'intervento dei sanitari. Comunque così ha deciso il direttore di gara, un minuto di extra time in questo primo tempo, con Aranotu defilato e contenuto sulla corsia di destra. Noris appoggia per Paleni, poi Gheye apre bene ancora per Aranotu, va giù Aranotu. Proteste da parte dello Scanzo, ovviamente l'arbitro è la posizione migliore rispetto alla nostra postazione, ma a velocità normale ci sembra di poter dire che il direttore di gara abbia deciso in maniera corretta, non sembravano essersi gli estremi per il calcio di rigore. Come sempre, per rivedere tutto ovviamente rimandiamo domani sera con tempi supplementari. Occhio Michi! Zestra, il traversone, Ongaro la mette fuori, poi Parma viene anticipato, ma su questa palla arriva il fischio finale del direttore di gara. Nel tempo si conclude sul punteggio di 0-0, Albino Gandino che però ha fatto la partita molto più dello Scanzo, costruendo anche due palle gol importanti. Lo Scanzo ha provato a rispondere negli ultimi minuti, costruendo anche una chance da rete molto molto importante con Zamboni che ha sparato alto. Quindi per i primi 45 la Scanza è tutto, appuntamento dopo l'intervallo. Cari testatori, bentornati in collegamento con lo stadio comunale di Scanzo Rosciate, dove sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Scanzo e Albino Gandino, prima frazione che si conclusa sul punteggio di 0-0. Ospiti bianconeri che sono fatti preferire nei primi 45, hanno tenuto con più continuità il pallone, hanno costruito due palle gol importanti oltre a una rete annullata a Parma per fuorigioco. Scanzo ha confermato le difficoltà nell'ultimo periodo, ha costruito poco, si è messa a contenere con qualche difficoltà la squadra giallorossa, che di fatto ha avuto una sola chance da rete nel finale con Zamboni che ha sparato alto di mancino. Sarà fondamentale per i giallorossi cambiare passo nella ripresa se vogliono cercare di riscattare le ultime tre sconfitte consecutive, se vogliono cercare di ritrovare la vittoria. Dalla parte opposta Albino Gandino cercherà ovviamente di insistere sulla falsa riga della prima frazione, non si è vista la differenza classifica dalle due squadre,
Albino Gandino ultimo, come non scegli dalla penultima Val Calepio, ha certamente giocato ottimi 45 minuti, cercherà di dare continuità nella ripresa per cercare il colpaccio, per cercare la vittoria che ridarebbe qualche speranza alla rincorsa salvezza, che è ovviamente durissima. Squadre in campo con gli stessi 11 che hanno concluso la prima frazione, un solo cambio effettuato dall'Albino Gandino, obbligato l'infortunio di Savoldelli, infortunio muscolare per il capitano al suo posto dentro Actis. Scanzo sempre con gli stessi 11 che hanno iniziato il match. Albino Gandino ovviamente in maglia bianconera, che attacca la destra, la sinistra dei vostri schemi, mentre risponde dalla parte opposta con la divisa giallorossa. Lo scanzo qui, Pelati aveva perso il pallone, Zenucchi fa continuare il forcing. Albino Gandino con Falonieri, palla fuori di poco e corner per Albino Gandino, che inizia la ripresa come ha giocato nel primo tempo, ovvero all'attacco. È stata anche una deviazione sul tiro di Confalonieri, quindi corner ancora per l'Albino Gandino, che attacca l'area con 6 uomini. Tutto chiuso lo scanzo, restano fuori soltanto Aranotto e Romanini. Gheglie respinge proprio per Romanini, la sua sponda e gestra va a pulire il disimpegno per Norris. Buono lo scambio con Palini, che però viene contenuto il giovane classe 2004 in rimessa laterale. Arriva, eccolo, il primo cambio della sfida anche per lo scanzo, fuori Gheie al suo posto, dentro Nicolas Rossetti. Cambio effettuato con Gheie, che si è mosso molto ma ha costruito poco nella prima frazione, e quindi soprattutto dopo nemmeno 4 minuti della ripresa al suo posto, appunto dentro Rossetti, ex tra le altre di Cisanese, Pradalunghese, Vertovese, giocatore offensivo di qualità, arrivato in estate allo scanzo e appunto adesso messo in campo in questo secondo tempo per dare ulteriore verve offensiva ai suoi da parte di Valenti. Chiaramente Seghei è predisposto anche a lavorare molto in fase non possesso, Rossetti invece è decisamente più attaccante con Romanini. Aranotto va di fatto a completare un tridente ed eccolo Rossetti, va subito ad incidere con il posto destro, terminato largo. Al rinvio Bogazzi, 4:29 sul cronometro, sempre 0-0, ma Albino Gandino che si è reso pericoloso anche in questo avvio di ripresa con il sinistro di Confalonieri, deviato e terminato di poco largo Pelati, numero uno dello scanzo certamente nel primo tempo, importante, almeno due interventi, uno su Zenucchi e uno sullo stesso Confalonieri in occasione poi del gol in tapine in fuorigioco di Parma, annullato. Due interventi che hanno tenuto inviolata la sua porta dall'altra parte. Bogazzi, interventi solo di routine, con un unico brivido quando Zamboni si è trovato il pallone sul sinistro davanti a lui, ma il terzino giallorosso ha sparato alto. Adesso Rossetti subito a cercare la profondità per Aranotu, contenuto bene da Confalonieri, che mette il corpo attraversare il pallone, guadagna il rinvio dal fondo. Rossetti che è stato subito in partita con grande determinazione nel 5-3-2 in fase difensiva dello scanzo, che in fase di non possesso diventava nella prima frazione un Vai,
3-4-1-2. Adesso però di fatto a tutti gli effetti un 3-4-3 con l'ingresso di Rossetti. In mezzo al campo a fianco di Gesta resta soltanto Binetti, Valois e Zamboni sugli esterni appunto a supportare il terzetto offensivo. Eccolo Rossetti ancora una volta a ricevere il pallone, raddoppiato, trova il filtrante deviato, tiene un calcio d'angolo che come di consueto va a battere Gestra. Ovviamente tutti i calci piazzati li batte il playmaker, anche se dobbiamo dire Rossetti sa e come essere pericoloso sui calci di punizione, l'abbiamo visto l'anno scorso alla Vertovese, tanti pericoli nati dai suoi calci piazzati, anche qualche gol determinante nella salvezza ottenuta ai play-out dalla Vertovese. Mette qui attenzione a Bogatti che va a respingere la conclusione di Aranotu, il primo tiro nello specchio della porta, nello scanzo, il primo tiro da parte del numero 9 Bogatti, però ha bloccato senza difficoltà. Dai Albino, dai! Dai un po' di dritta! Maggioni subentra lui, chiuso però da tre giocatori, fa giocare il direttore di gara perché il possesso è sempre per Maggioni. Continua a duellare il numero 11, alla fine va giù, alla fine arriva il calcio di punizione in favore dell'Albino Gandino. Bogazzi che è tornato tra i pali dopo l'infortunio che è stato fuori alcuni mesi della giornata andata. Ovviamente ricordiamo figlio del direttore generale Roberto Bogazzi, ormai una sicurezza per la categoria, tantissimi anni tra i pali dell'Albino Gandino. Ricordiamo che durante il suo infortunio è arrivato anche Cortinovi, salto portiere di esperienza, in panca dopo il rientro di Bogazzi. Ovviamente due portieri importanti a disposizione di mister Roberto Radice. Adesso con Fogli arriva direttamente verso la porta, palla però altissima, nessun pericolo per Pelati. Valois attaccato, scarica bene per Binetti che taglia centralmente, è uscito bene lo scanzo, altra palla dentro con Parma che mette fuori, poi ancora Binetti a gestire il possesso, Buonbilla ha respinto corto, sbaglia però totalmente il traversone da questa parte il Clash 2000 Valois. Si ripartirà quindi con il rinvio dal fondo in favore della Bilo Gandino con il cronometro 19:04 di questo secondo tempo, sempre 0-0 con Maggioni che punta a retroguardia giallorossa, contenuto però alla fine Pelati libera di piede. Romanini, Rossetti, profondo per Aranotu, troppo però, palla che viene recuperata senza difficoltà da Bogazzi. Il numero uno dell'Albino Gandino al rinvio per Ongaro che prolunga, Ongaro cresciuto nel stagione dell'Albino Gandino, anche per lui una carriera sempre con questa maglia per il centrocampista classe 98, come d'altra parte per l'altro 98 il difensore Francesco Carrara, stesso identico di scorso. Adesso scanzo con Paleni che ha cercato la profondità, chiuso da Confalonieri, come detto Confalonieri nel terzetto difensivo con Parma e Carrara. Parma ex Vertovese, secondo anno all'Albino Gandino, oggi appunto centrale lui, sta facendo molto bene come l'altra parte i braccetti Confalonieri e Carrara. Albino Gandino che sta davvero disputando fin qui un match di buonissimo livello. Adesso Maggioni, Brembilla, la versione forte sul secondo palo per Actis che però fallisce il controllo
E allora può ripartire lo scanzo con Romanini. Attenzione, 3 contro 2. Intervento di Parma qui determinante nel rallentare il Fossi dello scanzo, che va comunque dentro l'area. E poi alla fine Bogazzi dice no, respingendo il pericolo. Qui determinante il numero 1 ospite. Certamente questo secondo tempo Sheila Binoglio sta provando ad insistere, si è reso pericoloso ancora con Confalonieri, scanzo che è apparso molto più vivo rispetto a quanto mostrato nei primi 45 minuti. L'ingresso di Rossetti ha dato ulteriore imprevedibilità all'attacco giallorosso, che si è reso pericoloso già due volte in questi ultimi minuti, prima con un tiro di Aranotu bloccato da Bogazzi, poi conclusione di poco fa, respinta ancora dal numero 1 dell'Albino Gandino. Adesso Rossetti va a cercare di sfondare a destra, non riesce, commette anche fallo, punizione Albino Gandino. D'altra parte lo scanzo riduce da 3 sconfitte, che non vince, l'ho letto, dalla prima di ritorno non poteva essere quello opaco della prima frazione. Valenti avrà scosso, immaginiamo, i suoi all'intervallo. Complice anche un cambio tattico, certamente l'avvio di ripresa è stato molto molto diverso, molto più intraprendente. Ripetiamo però con l'Albino Gallino che dalla parte opposta continua a ribattere colpo su colpo, anche se ha rischiato in un paio di situazioni. Il team di Roberto Radici non sta assolutamente rallentando, continua a viaggiare palla a terra a buoni ritmi, continua a rimanere pienamente in partita. Adesso Capelli sul pallone, sventagliata per il taglio di Brembilla, palla che però gli passa alle spalle, nessuna deviazione, il rinvio dal fondo stavolta sarà in favore dei giallorossi di casa con il classe 94 Filippo Pelati, ex numero 1 di Forza Costanza e Trevigliese. Rossetti stavolta non preciso, il tocco di Brembilla non è efficace, molto di più il rinvio di Confalonieri. Binetti, poi Brembilla, altra palla sopra per Maggioni e poi Pelati a recuperare il pallone. Un cambio effettuato per parte fin qui, l'abbiamo già detto, fortuna di Savoldelli nel primo tempo al 20° al suo posto Actis, e poi dalla parte opposta, dalla parte dello scanzo, l'uscita di Ghiglia e l'ingresso di Rossetti dopo nemmeno 4 minuti della ripresa. Diversi giocatori a fare riscaldamento da entrambe le parti, hanno 5 cambi i mister a disposizione, avendone usati soltanto uno per parte, ancora 4 e quindi ancora tante possibilità di cambiare il match in fase offensiva. Lo scanzo in panchina può attingere, attenzione adesso però a gesta solo davanti a Bogazzi che lo anticipa con sicurezza, dicevamo. Scanzo che ha ancora altre soluzioni offensive in panca dopo l'ingresso di Rossetti. C'è anche il tra gli altri, il giovane 2004 Ferrari, originario dell'Alta Val Seriana. E adesso arriva il cambio, il secondo per l'Albino Gandino, fuori Capelli, dentro Simone Carobbio. ...15:20 sul cronometro in questa ripresa, sempre 0-0 con l'Albino Gandino che ha appena effettuato il secondo cambio della sfida con l'uscita di Capelli. Si è mosso molto per riuscire ad incidere il classe 98 e al suo posto dentro Carobbio.
cresciuto nella Virtus Bergamo tanti anni ormai, all'Albino Gallino, Simone Carobbio, protagonista lo scorso di una gran stagione con tanti gol realizzati, quest'anno alcune prestazioni importanti ma altre al di sotto delle aspettative, con anche un rosso rimediato due giornate or sono, che l'ha tenuto fuori nella sfida contro la Lemini Almenno. Oggi è rientrato, partito dalla panca, è salito in questo finale, ovviamente si aspetta molto da lui, mister Radici. Carobbio che andrà a fare coppia offensiva con Maggioni, ma nel frattempo lo scanzo ha costruito una palla gol importante con Romanini, che non è riuscito a deviare la distanza ravvicinata. Davvero brivido nell'ultima situazione, con lo scanzo che si è reso pericolosissimo dentro l'area, con Romanini che non è riuscito a deviare la distanza ravvicinata. Certamente il match è cambiato in questa ripresa, soprattutto in questi ultimi minuti. Lo scanzo sta provando ad aumentare i giri del motore, sta provando a mettere in difficoltà l'Albino Gandino, che ha arretrato diversi metri, proprio baricentro, cercando di reggere l'urto e poi di ripartire affidandosi a Maggioni, come in questa situazione, nella quale però secondo il direttore di gara, secondo il signor Davide Zamania di Saronno, ha commesso fallo il numero 11, stoppando il pallone con le mani, quindi calcio, o meglio con un braccio, quindi calcio di punizione già battuto da parte dello scanzo Rosciate. Valois, Paleni, Binetti raddoppiato, non riesce a giocare il pallone al meglio, allora Maggioni rimontato anche lui da Valois, gran giocata qui da parte del numero 7 che innesca Aranotu fino in fondo per Valois, sbaglia però ad osare il passaggio troppo forte, palla direttamente oltre la linea di fondo, il rammarico da parte dell'ex Real Calepina. Avesse azzeccato la giocata, avrebbe liberato Valois in una ottima posizione per poter andare sia alla conclusione che al servizio dentro l'area. Si vede bene adesso dall'alto il 3-4-3 dello scanzo, con il rinvio che qui Norris va a respingere. Ancora Norris, ex della sfida, l'abbiamo detto, mentre qui con Falonieri è bravo a chiudere, a far ripartire i suoi, uno dei migliori certamente con Falonieri in questo match, mentre qui non riesce ad agganciare il pallone Carobbio e quindi può ripartire lo scanzo. Romanini, adesso non c'è un attimo di pausa, Romanini prova il filtrante, bravo a schermarlo Brembilla, però i ripi sono davvero alti, ottime trame, anche se si è ribaltata la trama del match. Adesso è lo scanzo a spingere, adesso è l'Albino Gallino a difendere, a stringere le maglie. Calcio d'angolo, palla direttamente dentro l'area con Binetti che aggancia e spara, rompendo però malissimo, palla lontana dallo specchio della porta. Con il cronometro dice 19:50 e il match è ancora fermo sullo 0-0. Al rinvio Bogazzi, di testa Randazzo, poi con Falonieri, con il duello vinto nei confronti di Romanini che va a commettere fallo, quindi calcio di punizione in favore dei bianconeri ospiti. Con Falonieri, sventagliata per Actis, controllo non perfetto, rimedia però di forza Actis, anche se Aranotu per un attimo mantiene il possesso in favore dei suoi. Con Falonieri, Carobbio è entrato benissimo nel match, il numero 16,
ha perso due palloni non da lui, abbastanza banali, adesso punizione in favore dello Scanzo Rosciate. Zestra subito profondo per Ranotu, qualche modo prova a liberare l'Albino Gandino, alla fine l'ultimo tocco determinante di Carrara in out. Alto contrasto, stavolta il pallone va oltre nel fondo, sarà calcio d'angolo in favore dello Scanzo Rosciate che prepara il terzo cambio, o meglio il secondo cambio della sua sfida. Zestra sul secondo palo, dove però commette fallo in maniera evidente Paleni, e quindi calcio di punizione stavolta in favore dell'Albino Gandino. Quando il cronometro dice 21:50 di questa ripresa, sempre 0-0. Palla un po' timida da parte di Brambilla, che aveva anche commettere fallo, e qui inevitabile il giallo nei suoi confronti. Zestra, Valois, Rossetti, Valois, palla dentro, mette fuori Ongaro. Adesso però fatica davvero a reggere l'urto l'Albino Gandino, lo Scanzo spinge con convinzione a pieno organico. Palla dentro l'area, palla che Brambilla respinge. Poi Magioni a lavorare e a proteggere un pallone importante per i suoi, che permette poi di liberare, anche se la palla termina direttamente in tribuna e l'out sarà in favore ancora dello Scanzo. Attenzione però adesso ai cambi, il primo per l'Albino Gandino, che toglie Magioni al suo posto dentro Berardelli. Poi altro cambio, fuori Brambilla, dentro Villa. Quindi doppio cambio effettuato per l'Albino Gandino, con Brambilla che è già ammonito e puntato con continuità sulla destra da Valois. Viene richiamato in panca da Roberto Radice, al suo posto dentro Riccardo Villa, arrivato la scena invernale del mercato, il terzino sinistro dal punto di vista tattico ovviamente non cambia nulla, fa un esterno sinistro delto, un altro esterno sinistro e poi il cambio offensivo, poi Magioni autore di una buona prova e vicino al gol nella fase iniziale del match. Aveva probabilmente finito la benzina il centroavanti dell'Albino Gandino in questo finale. Dentro al suo posto il giovane Berardelli, classe 2003, a dare peso offensivo ai suoi pelati, adesso ad effettuare il rinvio profondo. È andato in cielo con Falonieri per anticipare Rossetti, quindi Carobbio. Il taglio centrale fermato in maniera fallosa Ghilardi, e quindi calcio di punizione in favore dell'Albino Gandino, mentre è pronto il cambio anche per lo Scanzo Rosciate. Vediamo se Valente aspetterà il calcio per poi effettuarlo. Scanzo che fin qui ha cambiato soltanto Gheie, fatto entrare Rossetti, mentre come detto ben 4 i cambi effettuati dall'Albino Gandino. Adesso però calcio di punizione nella posizione interessantissima per i bianconeri ospiti. Thank you.
sul pallone. Ungaro e il sinistro di Villa, alla fine va Villa, però colpisce direttamente la barriera, alla fine il rimpallo lo sfavorisce, l'altro sarà per lo scanto, sfruttata certamente non bene questa opportunità dall'Albino Gandino, mentre eccolo il cambio dello scanzo, fuori Aranotu e dentro Ferrai, che abbiamo presentato in precedenza. Quindi fuori Aranotu, che ha dato molto in termini di movimento ma non ha inciso in questo match, è al suo posto dentro il giovane Ferrai, avevamo già letto in precedenza, originario classe 2004 di Rovetta, quindi dell'alta Val Seriana. Lui nel finale a dare forze fresche, lui che ha giocato anche alcuni match da titolare in questa stagione, adesso a completare il terzetto offensivo con Romanini e con Rossetti, di fatto i due cambi fin qui effettuati da Valenti sono stati tutti e due in fase offensiva, con il terzetto iniziale Gheie, Aranotu e Romanini, che vede in campo ancora soltanto l'ultimo di questi, Romanini, adesso insieme appunto a Ferrari e Rossetti. Norris va a sventagliare dalla parte opposta, dove Carrara però è in netto vantaggio, cerca di guadagnarsi la rimessa con un preziosismo di tacco, rischia di complicarsi la vita, alla fine però riesce ad uscire, ed Actis va a guadagnarsi il calcio di punizione, prima però terzo cambio per lo scanzo, fuori Randazzo, dentro Danilo Capitanio. Botta forte quella immediata da Actis, ancora giù, mentre appunto lo scanzo ha tolto Randazzo per mettere Capitanio. Randazzo autore di una buona prova, l'ex Virtovese l'anno scorso a lungo fuori per un infortunio importante, è entrato nel finale, quest'anno invece non ha avuto problemi fisici e sta disputando certamente una buonissima stagione con la maglia dello scanzo Rosciate. Questo finale al suo posto, dentro appunto il 99 Capitanio. Albino Gandino, Zenucchi che taglia, trova però la sportellata efficace di Binetti, che conferma le proprie capacità non solo in fase di costruzione ma anche in fase difensiva, mentre qui viene attaccato il 98 Capitanio, riesce a proteggere il pallone ma finisce per trascinarsela in rimessa laterale, finisce per regalare un out all'Albino Gandino. Va incontro Ungaro, alla fine però sceglie Carobbio in questo out Villa, e Carobbio è bravo a guadagnarsi il corner che permette all'Albino Gandino di provare ad andare a saltare dentro l'area con sei uomini. Scanzo che si compatta dietro, restano fuori soltanto Ferrari e Rossetti. Palla tesa sul primo palo, fallo però in attacco, rilevato dal direttore di gara. Si ripartirà col calcio di punizione in favore dello scanzo Rosciate. Dai ragazzi, dai! 30 e 15 sul cronometro in questa ripresa, sempre 0-0. Secondo tempo che dopo un primo nel quale l'Albino Gandino aveva fatto la partita. Attenzione adesso però a Rossetti che copre la palla al limite, Ferrari, Romanini morbido sul secondo palo e c'è il grande intervento di Bogazzi a murare il colpo di testa di Gestra, a tenere in piedi l'Albino Gandino.
intervento determinante qui di Bogazzi, il traversone è arrivato giusto per l'incornata di Gestra. Intervento però straordinario di Bogazzi a mantenere il risultato in equilibrio, diciamo, in precedenza. Messi si è ribaltato nella ripresa, uno scanso molto opaco nella prima frazione, nel secondo tempo ha preso in mano le linee del gioco, ha alzato il proprio baricentro e ha creato diverse occasioni importanti. Aranotu prima ha sparato centrale, poi una chance importante anche per Romanini, non è riuscito a correggere in rete, è stata ravvicinata e infine il colpo di testa di poco fa di Gestra. Albino Gandino che però è rimasto comunque in partita pur soffrendo, ha tenuto e non ha rinunciato a qualche ripartenza offensiva, anche se palle gol non ha creato dopo un ottimo primo tempo per gli ospiti. Adesso corner per gli uomini di Roberto Radici, palla sul secondo palo dove c'è Carobbio, si coordina, penta il destro, forse c'è un'altra deviazione, no, semplice rivio dal fondo già effettuato dallo scanzo Rosciate. Quando siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora del match, che a dispetto del risultato che vede ancora le porte inviolate, ha regalato diverse emozioni, tante occasioni viste fin qui, tante buone trame, oltre che i ritmi alti, l'agonismo in un match che mette in palio punti pesanti per entrambe. Albino Gandino per dare ancora speranze a una rincorsa salvezza che se coronata avrebbe del miracoloso. Lo scanso per invertire la rotta dopo tre sconfitte di fila, per ritrovare i tre punti che mancano dalla prima di ritorno nella vittoria a San Pellegrino, che è stata seguita da due pari e tre sconfitte. Arriva anche il quarto cambio per i padroni di casa, stavolta ad uscire è Romanini al suo posto dietro Gesem, il classe 2004. Adesso un po' di tensione sul terreno di gioco con lo scanso che chiedeva di affrettare la ripresa e con l'Albino Gandino che invece stava verificando le condizioni di Zenucchi. Zenucchi che effettivamente non ce la fa e quindi abbandona il terreno di gioco al suo posto dentro Crotti. Cambio effettuato, Zenucchi buon match, è anche un'occasione importante nel primo tempo sul sinistro, respinto da Pelati. Evidentemente dopo la botta rimediata lo vediamo adesso allontanarsi dal terreno di gioco zoppicante, non ce la faceva proprio a proseguire, ha dato tutto quello che aveva sul terreno di gioco e adesso nell'ultimo scampolo di match, negli ultimi minuti dentro il 2002 Crotti a dare forze fresche all'Albino Gandino. In precedenza abbiamo detto lo scanso, lo sostituto Romanini con Gesem, completando di fatto i cambi offensivi, le tridente che ha iniziato la sfida è stato completamente cambiato. Romanini che si è mosso molto, ha provato a dare qualità ma di fatto ha avuto soltanto una palla gol senza riuscire a correggere la distanza ravvicinata verso la porta. E quindi in questo finale dentro un altro 2004, dentro un altro giovane Gesem, mette qui attenzione al pallone e c'è il gol dello scanso, pallone che sembrava aver oltrepassato la linea, un attimo di indeciso del direttore di gara, ha aspettato la segnalazione del guardaline, alla fine il pallone ha oltrepassato la linea di porta, quindi lo scanso ha trovato il vantaggio. Non siamo riusciti a vedere nella mischia chi ha colpito, non cambia però la sostanza, i padroni di casa hanno trovato il vantaggio. Dai qualcosa di più, dai! Dai, dai,
lo scanso, di conseguenza 36-5 della ripresa, si trova in vantaggio per una rete a zero con un pallone che ha passato la linea di porta, è stato respinto dalla Bino Grandino quando la palla aveva già oltrepassato la linea. Il direttore di gara ha avuto un attimo di esitazione, ha aspettato se la tre guarda la linea, alla fine ha segnato il gol allo scanso Rosciate, gol pesante, gol che permette ai giallorossi di sbloccare una contesa complicata quando mancano meno di 10 al termine. Adesso si ripartirà con l'out in favore della Bino Grandino, chiaro che a questo punto scanso Rosciate che può gestire al meglio il finale dopo aver sbloccato la contesa cercando di proteggere quella che sarebbe una vittoria importantissima, la seconda del giro di ritorno che permetterebbe di fare un altro salto verso la salvezza al team di Nicola Valenti. E invece per l'Albino Grandino la volontà in questo finale di ribellarsi all'ennesima sconfitta dopo un buon match, soprattutto un ottimo primo tempo, secondo più difficoltoso per gli ospiti, ma comunque avevano retto l'urto Filli fino al vantaggio dallo scanso. Adesso servirà una razza d'orgoglio questi ultimi 10 minuti per riuscire a sventare la quarta sconfitta consecutiva, la quinta nel girone di ritorno, con l'Albino Grandino che ovviamente resta ultimo, resta complicatissima davvero la corsa verso la salvezza e la sconfitta di una sconfitta oggi la renderebbe ancora più complicata, ma prova fino alla fine e lo farà anche nei prossimi minuti il team di Roberto Radici a lottare. Qui il tross di Berardelli però è stato sballato, terminato oltre il fondo. Albino Grandino che ovviamente al di là poi del match odierno andrà ad effettuare, ad affrontare un finale stagione complicato, ma poi dovrà riorganizzarsi, pensare al futuro, qualsiasi, indipendentemente dalla categoria, ovvio. Albino sperano ancora in un miracolo, sperano ancora nella salvezza, ma qualora arrivasse la retrocessione sarà importante poi riorganizzarsi e ripartire da protagonisti nel campionato di promozione, ma quelli saranno pensieri futuri. Prima c'è da lottare a partire da questo finale di gara per gli uomini di Roberto Radici, quando il cronometro di 79-18. E lo scanso conduce per una rete a zero, arrivata in mischia dopo un'incornata di testa, la respinta di Confoni è arrivata quando la palla era già oltre la linea di porta. Il direttore di gara ha aspettato lo scelto del guardaline che è arrivata, gol, palla che ha varcato completamente la linea e quindi 1-0 scanso. Actis dopo l'apertura di Confalonieri salta bene l'uomo, si appoggia bene a Ongaro, poi Carobbio contrastato, allora ripartenza tentata da Gestra, contenuto il possesso però ancora per lo scanso Rosciate. Paleni, palla sopra con Parma che in due tempi riesce a liberare il pericolo. Ongaro con Falonieri, Albino Grandino prova a riorganizzarsi, prova a rispondere alla mazzata del gol subito. Actis rientra qui, giocata complicata, riesce però a tenere di forza il pallone appoggiandosi poi a Confalonieri, spinto a gran voce dai tifosi ospiti, palla che però non arriva dentro l'area e Zestra va a gestirla
per Gesem, contenuto. Allora, serie di duelli fisici con l'ultimo intervento che ha visto il tocco di un giocatore in maglia giallorossa, quindi l'out fuori dal Mino Gandino, già battuto. Villa, gestione non perfetta del pallone da parte del numero 20 che non riesce a mantenerlo. Alla fine l'ultimo tocco è il suo e out in favore dello Scanzo. Palla che adesso arriva direttamente in tribuna vicino alla nostra postazione telecamera, però salvata e quindi out in favore dello Scanzo. Gesem a duellare con Folonieri a chiuderlo, sarà calcio d'angolo fuori dallo Scanzo Rosciate. Attaccano in massa i giallorossi, 6 stata l'entolare, tutto chiuso a posizione della propria porta. Palla che arriva al limite dell'area piccola, Albino Gandino che respinge il pericolo con Villa e con Carà che va a guadagnarsi anche il calcio di punizione. Carà che resta giù, ricordiamo Albino Gandino ha già effettuato i 5 cambi, ne ha ancora uno invece a disposizione lo Scanzo di mister Nicola Valenti. Quando manca meno di 2 minuti, più recupero al termine della sfida, 1-0 Scanzo Rosciate con un gol in mischia arrivato al 35esimo di questa ripresa. Mentre qui anche un po' di scaramucce tra Villa e Rossetti, ovviamente adesso anche un po' di nervosismo sul terreno di gioco, un match che abbiamo detto più volte riveste grande importanza per entrambe le squadre, come inevitabile in un giorno di ritorno. Actis prova a passare, Gesta lo chiude, poi ancora Carrara a subentrare, è ad aprire sulla destra, non trova spazi, guadagna però il calcio di punizione su favore. Sul pallone con Falonieri, Albino Gandino che porta 8 effettivi dentro l'area, parte con Falonieri direttamente verso la porta, Pelati senza difficoltà il numero 1 dello Scanzo, blocca il pallone e fa ripartire i suoi, stanno per entrare nel recupero, la mette sopra Norris, poi Ferrari. Protegge il pallone, guadagnarsi l'out con le mani, è arrivata anche la segnalazione, 4 minuti di extra time, ancora 4 da giocare per le speranze dell'Albino Gandino di riacciuffare il pari in estremis, ancora 4 minuti per lo Scanzo, per portare fino in fondo il risultato, per conquistare la seconda vittoria lo stagione di ritorno, vittoria che mancava dalla prima, dal 15 gennaio nella sfida a San Pellegrino. Binetti con Falonieri, poi Zestra per Valois, filtrante a cercare lo spunto da parte di Ferrari, no scusate, da parte di Rossetti che non riesce a tenere il pallone. Vieni,
il possesso quindi per l'Albino Gandino. L'ultima situazione era Gesem, non avevamo bene visto nel duello, era Gesem aver cercato il traversone senza però trovarlo. Adesso controllo imperfetto da parte di Carobbio, non un grande impatto per lui quest'oggi sul match. E altra palla persa per lui, anche se il possesso adesso è ancora Albino Gandino. Ongaro, eccolo Carobbio al limite, prova il filtrante, non trova la misura. Lo scanzo ha fatto densità al limite, ha recuperato il possesso con Gestra. Rossetti, tocco morbido, chiude però Carrara, che trasforma la difensiva in offensiva. Ongaro pensa anche al tiro, poi invece si appoggia ancora Carrara, la protegge il numero 2, triplicato, non riesce più a giocarla. Alla fine il duello in mezzo al campo è vinto da Gesem, che si appoggia su Valois. Binetti, adesso scanzo che fa possesso, 2.30 di recupero se ne sono andati, ancora un minuto e mezzo da giocare. Padroni di casa che fanno girare la palla. Gestra prende campo, poi pensa anche al tiro, colpisce però malissimo, palla lontanissimo dallo specchio. Terribile dal fondo che sarà per l'Albino Gandino. Ultimo minuto della sfida, Carrara Parma con Falonieri. Pensa alla sventagliata, la effettua, Carobbio non ci arriva, allora Ongaro ha aperto per il traversone dentro l'area che non arriva, libera lo scanzo, Actis recupera il possesso. Ultimi assalti disperati degli ospiti con Falonieri, che va a mettere un'altra palla dentro l'area, ancora una volta respinta dallo scanzo rosciate, difficile mettere in difficoltà il padrone di casa con questi palloni da lontano che leggono facilmente sia i centrali che, come in quest'ultima situazione, Pelati in uscita in presa alta senza alcuna difficoltà e con ogni probabilità. Sul rinvio del numero dello scanzo arriverà anche il triplice fischio del direttore di gara. Così è. Lo scanzo conquista tre punti preziosissimi, l'Albino Gandino, la quarta sconfitta consecutiva. Albino Gandino che resta desolatamente all'ultimo posto, scanzo che fa altri tre passi verso la salvezza. Adesso un po' di tensione in questo finale, ma tutto ricomposto, nulla di grave, quindi da scanzo è tutto. Un ringraziamento a Riccardo Ravet per le riprese, un saluto da Stefano Savodelli, vi auguriamo una buona serata.